Adesso abbiamo un collegamento preceduto da un video, credo, e dovremo aprire a breve Michaela Ledivelec, scusate, CEO di Salvatore Ferragamo. Buongiorno. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Ci sente bene? Benissimo. Ok. Allora. Voi mi sentite? Sì, 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 tutto bene. Vogliamo partire dai risultati che avete appena, se non erro, presentato, comunicato ieri o ieri l'altro, adesso non mi ricordo. Ieri sera. Che cosa facciamo come se fosse una call con gli analisti? Cosa c'è da evidenziare di interessante e positivo, speriamo, da questi numeri? Beh, diciamo che ha fatto le prove generali ieri sera, abbiamo avuto la nostra call con gli analisti, abbiamo comunicato i dati del trimestre che effettivamente ha mostrato a partire dal mese di luglio un progressivo recupero un po' in tutti i mercati. Con diciamo l'eccezione dell'Europa che rimane fortemente impattata dalla carenza di traffico turistico che per il nostro marchio in particolare, ma in generale per il settore lusso, soprattutto la mancanza dei consumatori cinesi si è fatta sentire anche nel terzo trimestre. Devo dire che il lavoro da parte dei team è continuato e sta continuando sia sul supporto e sul sostegno di iniziative che mirano a sostenere la top line e quindi a proseguire l'ingaggio con i clienti e a cercare di contenere gli impatti di un traffico che purtroppo non è ai livelli del 2019 tutt'oggi e allo stesso tempo su operazioni di iniziative di semplificazione sia dei processi che delle strutture organizzative per cercare per quanto possibile di lavorare su recuperi di efficienza che vorremmo possano portare buoni risultati nel momento in cui quando usciremo da questa situazione rientreremo in una situazione di normalità. A livello di vendite queste trimestrali e i primi mesi, nove mesi come ha... Che tipo di andamento ha avuto? Beh, ha avuto un andamento bifase, direi, perché il primo semestre che avevamo comunicato a inizio settembre è stato senz'altro impattato in maniera diciamo piuttosto pesante dalla pandemia e dalla chiusura dei negozi in tutte le regioni del mondo e la perdita di fatturato che abbiamo avuto è stata anche superiore rispetto a quella della media dei concorrenti. Nel terzo trimestre abbiamo visto invece appunto una fase di recupero che ci ha portato a chiudere il trimestre con una perdita di fatturato che a valuta costante è stata contenuta in doppia cifra ma nell'intorno di un meno 20%. Diciamo ci eravamo ripromessi e stavamo lavorando per il quarto quarter quando come sapete, come avete potuto vedere, sono intervenuti ulteriori restrizioni da parte di alcuni governi per cui siamo in questo momento in fase di impostazione nuovamente di un percorso che ci possa consentire di traguardare un momento in cui almeno in Europa la maggior parte dei negozi sono chiusi al momento. Ho capito. E a livello di Asia, che poi alla fine per tutti i brand del lusso
è il mercato oggi, è l'unico mercato o macroarea, vogliamo dire, che sta andando bene. Voi che cosa state rilevando? Come si sta evolvendo il mercato? Noi stiamo rilevando una performance che è sicuramente incoraggiante sul mercato cinese, della Cina continentale, ma anche dei mercati che sono, diciamo, più concentrati su clientele prevalentemente locali, quindi che sono stati meno impattati dai traffici turistici. Ovviamente le informazioni di prima mano sono quelle che noi abbiamo dalla nostra rete di negozi diretti, perché per quanto riguarda lo sale sono informazioni immediate che otteniamo con un po' di ritardo. I mercati che stanno performando meglio sono senz'altro la Cina continentale, anche, come dicevo, grazie al fatto che c'è stato un rimpatrio dei consumi in Cina, che nel terzo trimestre ha recuperato, diciamo, più che compensato tutto il gap del primo semestre ed è tornata positiva. Taiwan, che è un mercato che ha gestito la pandemia in maniera abbastanza esemplare e che è comunque concentrato su clientele locali, dove i consumi tra l'altro si stanno, e questa è una cosa particolarmente interessante, concentrando anche su prodotti di fascia prezzo mediamente più alta rispetto al resto dei mercati asiatici. La Corea, dove vediamo una situazione che è diametralmente opposta tra il canale dei negozi diretti da noi gestito e il canale duty free. Come sapete, la Corea ha una caratterizzazione molto particolare che è legata al mercato dei duty free coreani, che nel recente passato erano un mercato di destinazione favorito delle clientele cinesi. Quindi in questo canale effettivamente c'è stata e c'è tuttora una sofferenza legata alla mancanza di flussi e alle restrizioni anche nei movimenti tra la Cina e la Corea. Mentre il canale diretto, che è prevalentemente concentrato sulla clientela locale, anche nei primi 9 mesi ha dato delle discrete soddisfazioni e ha mostrato una crescita rispetto all'anno precedente. Devo dire che forse la Corea in assoluto fra tutti i mercati è quello che meno ha risentito della pandemia, pur essendo stato tra i primi impattati, la modalità con cui è stato gestito il virus e la sua diffusione ha permesso di evitare la chiusura dei negozi, che per il settore è stata, diciamo, la grossa difficoltà con cui confrontarsi nel primo semestre. Se dobbiamo dire una cosa che vi ha di positivo che questa crisi vi ha portato come cambiamento in azienda, che cosa è? Cioè, su cosa è particolarmente soddisfatta dei risultati ottenuti anche a livello organizzativo di cambiamenti di approccio? Devo dire, ecco, che la situazione che abbiamo dovuto affrontare e che non è finita, quindi che stiamo affrontando ancora su base più o meno quotidiana, ha mostrato da un lato la resilienza dei team e dall'altro la voglia di farcela. Quindi quello che di positivo riscontro e che è importante che sia sempre mantenuto alta è l'ambizione, la volontà di uscire da questa situazione, che tra l'altro è uno dei valori principali che ha sempre caratterizzato il marchio. Si pensi al fondatore e ai risultati che è riuscito ad ottenere puntando esclusivamente sulle proprie forze, sulla forza di volontà. Quindi credo che sia veramente fondamentale che la leadership nei prossimi mesi continui a mantenere alta l'ambizione e a tenere alto il morale e la motivazione dei team, che senz'altro hanno riscontrato delle difficoltà, perché è inutile dire che non è stato un periodo di semplice gestione. Basti pensare che la collezione primavera-estate, che è stata presentata a giugno in campagna vendite, è stata lavorata dai team, dagli uffici stile, dal merchandising e dallo sviluppo prodotto in remoto, per cui in una modalità tutt'altro che logica per un marchio che realizza prodotti di pelletteria nello specifico. E detto questo, comunque la volontà di riuscire ad arrivare ad obiettivo e la grande ambizione da parte dei team è stato un elemento su cui senz'altro dobbiamo fare leva anche per il futuro, alzare l'asticella anche rispetto alle ambizioni e agli obiettivi che vogliamo darci.
Ma come avete fatto, come fate con i negozi in parte chiusi? Il personale come interagisce col consumatore? Ma questo è anche il risultato di un grosso lavoro di concentrazione sulle attività di customer engagement che è stato fatto negli ultimi 2 anni. Il personale in questo momento fa leva sugli strumenti digitali che sono messi a disposizione dall'azienda, fa leva sulle relazioni interpersonali che senz'altro nel settore del lusso sono, rimangono e saranno sempre un elemento di particolare importanza. E saranno l'elemento che poi aiuta ad arrivare alla conversione e a mantenere alto l'ingaggio con i clienti e a creare fidelizzazione nella base clienti. I team lavorano in questo momento in remoto, contattano i clienti principalmente per avere notizie e informazioni sui clienti, perché devo dire che a livello di ingaggio e di conversation con la clientela, questo periodo ha rafforzato certi legami e la solidità di certe relazioni, oltre che veramente la volontà di scambiarsi notizie anche semplicemente sulle condizioni di salute e sullo stato di salute. I team lavorano da remoto o da dentro il negozio a negozi chiusi e abbiamo predisposto, anche in considerazione del fatto che ci stiamo approcciando al periodo di Natale per i mercati occidentali e dell'holiday gift giving per gli altri mercati, dei programmi che possono consentire al nostro personale di offrire anche servizi e accessori ulteriori, quali ad esempio la creazione di liste omaggistica per le loro persone più care, e che possono quindi permettere, senza muoversi da casa, ai nostri clienti di poter ottemperare all'omaggistica natalizia e a fare avere dei presenti alle persone care. E una cosa interessante, insomma, è anche capire come tutte le aziende, immagino, abbiano lavorato anche sull'efficienza, sulla redditività, perché ovviamente avendo un calo di fatturato a volte non noto, quindi hanno dovuto andare necessariamente a lavorare su quello. Come avete cambiato l'offerta, quindi in termini di numero di uscite, di articoli, stile degli articoli, qual è stato il lavoro che avete fatto? Il lavoro è stato affrontato ed è un processo continuo, per cui è un percorso in itinere, diciamo con una rifocalizzazione da subito su prodotti che siano prodotti in cui il comfort, che peraltro è uno dei nostri elementi di forza, abbia la prevalenza. Le abitudini di consumo sono effettivamente diverse, gli stili di vita hanno meno momenti di formalità e più momenti invece di intimità e di necessità di un senso di benessere e di appagamento. Quindi in questo senso ci siamo rifocalizzati su prodotti che in aggiunta a quelli storici e alle nostre icone possano consentire ai clienti di poter trovare il loro stato di benessere nello stare in casa. In più, a livello proprio di definizione delle collezioni, il lavoro che è stato fatto da subito è stato quello di una riduzione del numero degli SKU presentati e una grossa focalizzazione, cercando di consentire quindi produzione da un lato, ma anche un'offerta il più possibile verticale e in profondità rispetto all'apertura di nuove SKU stagione dopo stagione. È un percorso che non è completo, che è in corso di completamento, ma devo dire che la capacità e l'abilità di reagire leggendo anche attraverso i contatti con una community di KOL con cui abbiamo stabilito una forte relazione, una comunanza di interessi in questi anni, il cambiamento delle abitudini di consumo senz'altro è e continuerà ad essere uno degli elementi su cui dovremo continuare a lavorare e dovremo continuare a interagire. E un'ultima domanda: avete lavorato anche sul target di consumatore, cioè vi è cambiato il discorso dell'età media, sicuramente il lusso sta andando verso consumatori più giovani, quindi su questo avete fatto qualcosa di particolare? L'età media
Si è abbassata nei 9 mesi di circa un anno. Questo in parte è anche legato all'aumento dei consumatori, della base consumatori asiatica rispetto al resto del mondo. Senz'altro, uno degli obiettivi che ci siamo dati e che ci stiamo dando è quello di rivolgersi a un target di clientela più giovane, ma non per questo perché vogliamo trascurare, i nostri clienti attuali, quanto perché le clientele più giovani, soprattutto alcune fasce di età, sono a loro modo influenzatori di abitudini d'acquisto e di abitudini di consumo. Per cui riteniamo che nel ritargetizzare i messaggi e diciamo, la nostra audience verso una fascia di clientela più giovane sia un modo per acquisire forza anche rispetto alla base clienti attuale e alla fascia di età che da sempre è stata fedele al marchio. Direi che è tutto chiaro, è molto interessante, ha fatto una picture veramente completa dell'azienda e di come vedete il mercato. La ringrazio della partecipazione e le auguro buon proseguimento di giornata. Grazie a lei, a presto. Arrivederci. Arrivederci.